È una via crucis particolare, soggettiva. Sì, penso che anche più si può capire qui in Italia, perché ho pensato, vivendo qui da più di 16 anni, che in Italia si usa tanto i gesti e si può anche capire la gente senza nessuna parola. E per questo ho usato solo i gesti delle mani, che devono parlare qualcosa di noi, della nostra responsabilità per la passione di Cristo, o anche dei nostri sentimenti umani, che come siamo noi, e questo dovevano dire solo i gesti. L'ho trovato interessante, un'esperienza abbastanza singolare, questa di commentare le varie stazioni della Via Crucis, e mi ci sono un po' dedicato, e sono brevi pensieri per ognuna delle stazioni con una introduzione. Io spero che sia venuto un lavoro che possa avere un qualche significato, non lo so, è un esperimento un po' unico, un po' particolare, e insomma la cosa più interessante è l'organo, senza dubbio. Allora, è una classica Via Crucis, però cercavo una chiave un po' particolare, quindi quasi tutti i testi sono le parole di Gesù rivolte a noi, perché la Via Crucis, nonostante l'evento storico di 2000 anni fa, è sempre attualissima per noi, per la nostra condizione, i nostri peccati, la redenzione. Quindi questo cercavo, certamente insieme con i quadri e con la musica, rappresentare. Spero che sono riuscito.